Oggi è il mio compleanno e quindi abbiamo deciso di fare uno speciale dedicato. Abbiamo deciso di prendere 25 domande, visto che compio 25 anni, a cui io risponderò. Sono domande e curiosità su di me. Allora, iniziamo subito. La prima domanda è: qual è il tuo vero nome? Il mio, in questo caso. Molti pensano che il mio nome vero sia Ada, ma in realtà non lo è. Io ho deciso di chiamarmi Ada proprio perché per Ada di Resident Evil. Quindi, visto che ammiro e mi piace molto questo personaggio, ho deciso di prenderne il nome. Il mio vero nome magari si saprà più avanti, lo sveleremo. Però qualcuno di voi probabilmente già lo sa. Seconda domanda. Hai mai viaggiato fuori dall'Italia? No, non ho mai viaggiato fuori dall'Italia, però il mio sogno è quello di andare in Giappone. Terza domanda. Il mio colore preferito è? Diciamo, da ragazzina tendevo più verso il rosa, adesso più il rosso. Il rosso, tutte le sfumature del rosso. Anche se il rosa non è che mi dispiace. Quarta domanda. Che scuola ho frequentato? Qua c'è da ridere. In pratica ho frequentato il liceo scientifico, però la cosa proprio, il colmo per una persona che frequenta il liceo scientifico è che io odio la matematica, quindi ho scelto quella scuola solo per un livello di comodità, cioè che era vicino casa e quindi io non mi volevo spostare per pigrizia e quindi ho scelto il liceo scientifico che era proprio a due passi da casa e quindi poi così ho fatto questo liceo scientifico che è stata la mia maledizione. Quinta domanda. A che età hai iniziato a giocare e qual è stato il tuo primo videogioco? Allora, io ho iniziato a giocare verso 10 anni, avevo tipo circa 10 anni, con un computer portatile che aveva installato Windows 95. Quindi, proprio vecchissimo. Il primo videogioco che appunto era già installato sul computer era Bugs Bunny. Adesso non ricordo bene se era Lost in Time o l'altro. Quello, in pratica, lo Bugs Bunny da solo. Però mi ricordo troppo questa vicenda che in pratica, mentre stavo giocando, era tipo, sentivo questo pavimento che vibrava, anche il lampadario, e poi si spegne il computer. Proprio perché c'era una scossa di terremoto. Sesta domanda. Qual è stato il primo gioco che hai completato? Allora, il primo gioco che ho... Io ne ho giocati tantissimi, soprattutto sul Nintendo DS nel corso del tempo. Però il primo vero gioco che ho completato è stato Resident Evil 4 per la Wii. E l'ho completato circa una decina di volte. Settima domanda. La mia prima console è stata... Allora, la mia prima console proprio è stata il Nintendo DS, che era un Nintendo DS blu. Poi però la propria console non portatile è stata la Nintendo Wii, però in realtà già la PlayStation 2, che era di mio padre, io ci giocavo ogni tanto. Però la mia prima vera console fissa è stata la Wii. Ottava domanda. La mia attuale console preferita è... Allora, la mia attuale console preferita è la Nintendo Switch, proprio per la portatilità, e poi io sono molto legata a Nintendo, quindi mi piacciono molto i giochi di Nintendo e diciamo poi questa cosa della Switch che si può portare ovunque mi piace particolarmente, quindi se non fosse per il drift dei Joy-Con sarebbe proprio la console ideale, cioè perfetta per me, anche se con la PS4 ho passato dei bei momenti. Nona domanda. Il gioco che ho giocato più volte. Beh, penso sempre Resident Evil 4. Perché l'ho giocato a facile, a normale, a difficile, tutte le modalità possibili e immaginabili, la modalità mercenari, ho sbloccato tutti i costumi, le armi infinite. Diciamo, l'ho fatto proprio al 100%. Quindi Resident Evil 4. Decima domanda. Il mio genere preferito di giochi. Allora, il mio genere preferito sono i GDR, proprio perché mi piace tantissimo salire di livello, mi diverte tanto come cosa e mi sprona tipo ad andare avanti col gioco, la vedo una buona motivazione, mi piace come meccanica di gameplay. Preferibilmente, se però dovessi scegliere, mi piacciono di più gli open world, però
perché mi piace tanto esplorare, quindi GDR Open World. Undicesima domanda. Gioco che mi ha lasciato più cose. Più cose forse si intende tipo più emozioni, più che mi ha fatto tipo imparare qualcosa di nuovo. Beh, io rispondendo alla domanda, io penso The Witcher 3, proprio perché mi è piaciuto tantissimo esplorare, appunto. Poi Geralt mi piace tanto come personaggio, anche Yennefer. Ho imparato tante cose leggendo i vari documenti. Mi ha spronato ad aumentare la difficoltà del gioco, appunto. L'ho messa lì in difficoltà proprio estrema. Ed è stata una bella sfida concluderlo. Quindi penso The Witcher 3. Poi, dodicesima domanda. Il gioco che mi ha fatto più emozionare. Emozionare a livello di tristezza, Last Day of June, che lo consiglio a tutti quanti. Infatti è stato proprio uno dei pochi giochi che è riuscito a farmi piangere. Penso solo questo, cioè a livello proprio di farmi emozionare. Anche perché sono una persona molto, una persona che tende poco a lasciarsi andare alle emozioni, dai. Tredicesima domanda. Il gioco che più mi ha fatto spaventare. Allora, avevo circa 13-14 anni, avevo preso Project Zero 2. Diciamo che io all'epoca ancora non ero appassionata di genere horror, non guardavo tanti film horror, proprio perché mi spaventavo molto facilmente. Avevo preso questo gioco proprio come sfida personale, però è fallita completamente. Cioè, appena avviato il gioco, infatti, l'ho subito spento e non ho voluto proseguire. Poi successivamente ho continuato e mi è piaciuto tantissimo. Però sì, Project Zero è stato il gioco che mi ha fatto spaventare, decisamente. Quattordicesima domanda. Qual è il tuo animale preferito? Il mio animale preferito è il cane, proprio perché i cani mi piacciono proprio tantissimo. Infatti io da piccola volevo anche fare la veterinaria, però vabbè, quello è un altro discorso. Ma il cane, appunto, qualsiasi cane. Undicesima domanda. Hai avuto altri ragazzi oltre a Leon? No, nessuna relazione. Lui, diciamo, è stato l'unico che mi è piaciuto. Proprio per i suoi modi di comportarsi e di porsi, che erano molto particolari rispetto agli altri ragazzi. Particolari in senso positivo, ovviamente. Tredicesima domanda. Qual è il tuo cibo preferito? Allora, il mio cibo preferito in assoluto è la pizza. La pizza, però, come gusto proprio di pizza, è la wurstel e le patatine. Molti, però, la wurstel e le patatine la discriminano dicendo che è una pizza per bambini. Però a me piace proprio tantissimo fin da piccola, appunto. Domanda 17. Oltre a YouTube e videogiochi, hai anche altre passioni? Allora, a me piace tanto, mi è sempre piaciuto fin da piccola leggere. Anche se ultimamente ho un po' allentato, proprio perché ho meno tempo. E mi piace anche scrivere. Il mio sogno è quello di pubblicare qualcosa prima o poi, quindi spero di riuscirci. 18ª domanda. Qual è la tua stagione preferita? Penso che chi mi conosce un po' già sa, più o meno. Però io odio tantissimo l'estate. Partiamo con questo presupposto, proprio perché si suda troppo. Fa troppo caldo. E amo sia l'inverno proprio per il Natale. Il Natale è comunque una delle mie feste preferite. Però mi piace anche tanto la neve. E l'autunno anche, proprio per le temperature un po' più fresche. Mi piacciono anche i colori dell'autunno. Quindi prima inverno e poi autunno. Diciamo inverno proprio la mia stagione preferita. 19ª domanda. Qual è la tua saga videoludica preferita? La mia saga proprio in assoluto è Resident Evil. Anche se ultimamente mi piace anche Final Fantasy. Domanda numero 20. Qual è il tuo personaggio maschio e femmina preferiti? Cioè, quali sono i tuoi personaggi maschi e femmina preferiti? Penso che questa sia abbastanza scontata. Ovvero, i miei personaggi preferiti sono Leon e Ada di Resident Evil. Vabbè, Leon mi piace tantissimo proprio come personaggio. E penso che nessuno riesca mai a superarlo. E Ada, stessa cosa. Domanda numero 21.
Ti piacciono le serie TV e gli anime? Indica due o tre preferite. Io e Leon guardiamo spesso serie TV e anime insieme, quindi più o meno cerchiamo di... Abbiamo gli stessi gusti, grosso modo. Quindi guardiamo le stesse cose. Le mie serie TV preferite sono Il Trono di Spade e anche American Horror Story mi è piaciuta. Infatti non vedo l'ora che esca la nuova stagione. Poi mi è piaciuto anche Black Mirror, che consiglio. E poi basta, queste sono le mie serie TV preferite. Anime, mi piacciono gli anime un po' più che trattano temi più non reali, però più seri. Non gradisco tanto gli anime tipo di combattimento come My Hero, Dragon Ball, Naruto, mi annoiano. Preferisco anime tipo Death Note, L'attacco dei giganti, questi anime più seri. Vabbè, a parte gli anime che vedevo da bambina, quelli sono legati a un discorso affettivo. Domanda numero 22. Per te videogiocare è? Vabbè, prima di tutto è una passione, proprio un hobby, che viene prima di tutte le altre passioni, come posso spiegare? Cioè, nel senso che quando ho tempo libero penso prima a videogiocare e poi a fare altro. Domanda numero 23. 25 anni fa, nel 96 appunto, sono usciti diversi giochi. Hai giocato a qualcuno di questi? Il tuo preferito? Nel 96 tipo mio padre aveva la PlayStation 1. Vabbè, allora io Crash l'ho sempre avuto in antipatia dall'inizio. Adesso con Remake però l'ho rivalutato, quindi mi sta simpatico. Poi Mario Kart 64 no, non l'ho giocato, ho giocato direttamente quello per DS. Parappa the Rapper no, l'ho visto solo che giocato da Leon, ma io non l'ho giocato. Resident Evil l'ho giocato, sì, diciamo il remake ho giocato, non ho giocato proprio l'originale. Tomb Raider, in realtà ho giocato l'Anniversary Edition, quindi non ho giocato gli originali. Domanda numero 24. Quest'anno, 2021, al momento il gioco che ti è piaciuto di più tra quelli usciti? Il gioco che mi è piaciuto di più al momento... Beh, ci sono stati diversi giochi che mi sono piaciuti. Resident Evil 8 Village mi è piaciuto. Mi ha ricordato molto lo stile di Resident Evil 4. Quindi quello è uno dei giochi che mi è piaciuto di più. Poi mi è piaciuto molto It Takes Two, che abbiamo giocato insieme. Cioè, insieme a Leon. E poi ci sono anche altri giochi che mi sono piaciuti, tipo Monster Hunter, Little Nightmare 2... Penso che quest'anno è stato già abbastanza ricco di bei giochi. Infatti penso che quando dovremo fare la top dei giochi dell'anno sarò un po' in difficoltà su chi mettere al primo posto. Adesso ultimissima domanda. Domanda numero 25. Tra 25 anni giocherai ancora? Morte a parte. Beh, morte a parte penso di giocare finché diciamo ci ragiono. Quindi sì, questo era lo speciale del mio compleanno, grazie a tutti quelli che sono rimasti fin adesso a guardare il video. Se vi è piaciuto questo tipo di video, questo tipo di format, magari lo riproporremo qualche altra volta. Grazie a tutti, vi invitiamo come sempre a lasciare un like, a commentare e a condividere. Ciao!